Potete andare domani? No. Dopodomani? No. Il giorno dopo? Controllo se sono libero, la mia agenda dovrebbe essere... Davvero? No! Va avanti a suon di spettacoli il festival a briciole di fiabe, organizzato da Nata Teatro con il sostegno del comune di Arezzo, è diventato ormai un appuntamento fisso di Natale. Questo è il 13° anno del nostro festival briciole di fiabe. Volevamo partecipare anche noi con i nostri spettacoli, con i temi che volevamo condividere con il pubblico a questo momento natalizio importante che è diventato poi la città del Natale, quindi il Natale di Arezzo. Ad aprire il nuovo anno lo spettacolo Il Giardino del Gigante della compagnia Gruppo Pantarei. Oh. Addio! Arrivederci! È la storia di un gigante, un pochino burbero, che cerca di allontanare dal suo giardino tutti gli intrusi, compresa questa bambina, che cerca invece in qualche modo di farsi spazio nel suo cuore un po' ostile, e in qualche modo a furia di giochi e scherzi riesce a farselo amico e a rendere anche il cuore del gigante un pochino più generoso e gentile. Ecco. Al centro di questo lavoro la relazione tra le due personalità, e grazie ad un linguaggio semplice, immediato e ricco di spunti comici si indaghi il tema della relazione, dell'amicizia e della necessità di aprirsi all'altro per conoscere e scoprire la bellezza della condivisione. Succede molto molto spesso che i bambini, vedendo questo gigante un po' mostruoso con questo testone molto burbero, perché il gigante proprio dice alla bambina: vattene, non ti voglio, vai via, non voglio più giocare con te, non voglio parlare con te, quindi è un po' naturale che prendano, che in prima battuta vadano contro il gigante, ma è proprio funzione di questo spettacolo fargli capire che a volte dietro un cuore burbero, dietro una facciata astiosa, c'è una persona che soffre, che magari potrebbe volere invece aprirsi all'amicizia, all'amore. Signor gigantone, adesso il sole è ritornato. Sì, è ritornato. E allora va tutto bene. Sì, va tutto bene.